Questo è un libro che parla, è un diario intimo che è cominciato come un'esercitazione terapeutica mnemonica. Un coacher, come si dice oggi, mi ha istigato a scrivere una pagina al giorno, magari senza fare nomi, e io ho cominciato a fare così, proprio per tirare fuori da me una specie di flusso di coscienza, di flash, memoria, racconti, frammenti, e ho cominciato a cucirli insieme una pagina al giorno. Dopodiché c'è stata la trasformazione in un testo vero e proprio con nomi e cognomi, e poi la proposta di Elisabetta Sgarbi di pubblicarlo. Quindi è un libro di ricordi, di stralci, di ricordo, ma anche una sorta di mini saggistica, perché io da 20 anni mi occupo del restauro delle opere di mio padre, e quindi in questi ultimi 20 anni, avendo restaurato i film e avendo pubblicato delle monografie per ciascun film restaurato, mi sono messo a fare delle ricerche su ciascun film, e queste cose in qualche modo le restituisco anche alla pagina scritta di questo libro. Quindi c'è una strana alternanza fra ricordo intimo, meno intimo, cronaca, restauro, critica. Non so se questo patchwork funzioni per tutti. Io sento che piace molto questo andare avanti e indietro, specialmente nel tempo, questo non proseguire sempre per un versante cronologico, ma andare avanti e indietro nel tempo, dà secondo me un'accelerata al percorso narrativo. Tatti, ti prego di intervenire. Eccoci qua. Allora, a una certa pagina di questo libro, questo non è solo un libro di memorie, di ricordi, di restauri mentali e digitali, ma anche un libro di storia del cinema, e io, come dire, lo prendo molto sul serio, perché di questo avevo campato sino a qualche anno fa, credendo che si potesse campare facendo sto mestiere. In questi anni abbiamo assistito anche alla sparizione della figura del critico cinematografico, insomma, alzi la mano chi riesce ad amare aver trovato un critico di riferimento, sono più i critici che si leggono, si dice, ecco, come dire, e si fa esattamente la scelta contraria. Manuel cita una certa pagina del libro, c'è una bella battuta di Woody Allen che dice che nessuno ha mai dichiarato da bambino che da grande avrebbe voluto fare il critico cinematografico. Io, siccome lo sono stato, sono qui un po' a difendere questa categoria appunto declinante e estinta, e perché appunto Manuel ci ruba un po' il mestiere. Il bello di questo libro, uno dei motivi per cui questo libro mi intriga, è che Manuel è anche un libro, la prima frase che ha detto è senza fare i nomi, è un libro in cui, e come i nomi poi si fanno, è anche un libro di rese dei conti, di sistemazione dei crediti, di battutine, di battutacce, di sassolini tolti dalle scarpe. Manuel ha una memoria anche, Manuel ha una memoria d'elefante, e l'elefante è anche un titolo di un film molto bello con suo padre, che fa uno dei film più belli della carriera del dessicatore dei primi 50. E quindi questo libro ha anche qualche rancore, qualche acidità gastrica che a me non mi dispiace, non lo confesso, perché, come dire, nel momento in cui tutti sono smemorati veri o finti, un po' di memoria elefantesca così aiuta a sopravvivere. C'è anche molto gossip, ci sono anche qualche ovvietà che Manuel sistema bene, quando si dice che gli attori sono tutti degli ignoranti, e poi ci sono delle cose, vedrete se resisterete a questo seminario, cioè ho immaginato anche delle cose, ho segnato le cose che sono delle piccole scoperte appunto per chi campa facendo questo, e poi ci sono anche delle domande, delle cose, perché, come dire, per dirne subito una che mi ha colpito molto, quando
Manuel, che negli ultimi anni della sua vita ha questa avventura felicissima di diventare l'accompagnatore in sala di suo padre e vanno a vedere molti film. C'è una pagina fra le più divertenti in cui entrano in una sala di qualche paese fra Roma e Napoli e vanno a vedere un film di John Wayne, che era poi niente meno, ma molti molti anni dopo, del Dollaro d'Onore, come dire, uno dei 10 film più belli, più accattivanti, che si vedono sempre nella vita del cinema. E c'è una frase che farò recitare, che e il babbo, l'argentato babbo di Manuel, entra e dice: ah, quel vecchio pederasta, dice, come si dice, come l'ha detta, ma come l'ha detta quel vecchio, vecchio pederasta, di fronte a tutto il pubblico dell'incannunciata di Sgaeta all'aperto di questa arena estiva. E quelli hanno guardato il cowboy sullo schermo, mio padre seduto fra la gente, dice: ma come, Vittorio De Sica, John Wayne ricchione, non... come dire, quella sera finì un mito, solo per quella sera, ma finì quello di John Wayne. Lui detestava tutti gli superuomini. A mio padre, se gli nominavi Dracula, James Bond, John Wayne, per lui questa genia di persone doveva morire, scomparire, e gli urtavano veramente i nervi. E anzi ci diceva: ma non lo sapete, a noi ci piaceva tanto Christopher Lee, quando fu il turno di Christopher Lee, di Terence Fisher, dei film della Hammer Film, ci disse: ma non lo sapete che questo, la moglie gli mena la sera? Quindi proprio ci indottrinava a andare contro ogni eroe, supereroe. Pensate oggi, se avesse visto i Transformers, queste cose qui, sarebbe diventato pazzo completamente. Quindi volevo dire che sì, è vero, Tatti, che io un po' di rancore ce l'ho per qualcuno. Ma devo dirti una cosa. Io prima di questo libro scrivevo racconti dell'orrore, quindi racconti veramente macabri, dell'aldilà, soprannaturali, e lì esorcizzavo delle paure supreme. Qui invece devo dirti, siccome sono tutti appartenenti a persone esistenti o esistite, devo dire che poi sotto tutto questo mondo, compreso quelli di cui parlo un po' meno bene, io li amo. Li amo perché mi sono imparato, e sembra una perversione ma è così, mi sono imparato a contemplare i mostri. Cioè, quello che direi a tanta gente che giustamente in questo periodo della nostra vita è polemica, è in rivolta, però se c'è un espediente un po' per lenire i dolori della presa di coscienza sociale che viviamo tutti, e quello sarebbe anche quello di dire: beh, ogni tanto però godetene anche un po' di questa mostruosità. Io ogni tanto guardo i capelli di Berlusconi e in quel momento sono attratto da quei disegni fatti con la matita marrone, che ormai non c'è più manco i capelli, e lì veramente c'ho una specie di raptus, gli leccherei quella capoccia, capisci? Quindi per me contemplare i mostri è qualcosa di importante, è qualcosa di importante. Io appena vedo un profilo, un naso, magari adunco, magari stringo lo zoom, l'obiettivo su quel dettaglio, e mi ci fisso pure, per cui ti puoi immaginare. Maurizio, prima di darti una cosa, colgo che in questo passaggio Manuela, citando, è partito nella Galleria dei Mostri, è partito da Dracula e dei meriti che abbiamo, che questo libro ci insegna ad attribuire al figlio per aver costretto il padre. C'è l'ultimo film di Vittorio De Sica, che si chiamava in originale Blood for Dracula, il barone Frankenstein setato di sangue. Sì, no, il titolo Dracula a sete di sangue. No, a sette di sangue e trovò le vergini. Il tre non ci ricordiamo. Blood for Dracula è il film di Paul Morris 6, prodotto da Andy Warhol, in cui Vittorio, il papà, fa il conte. Io poi, chissà perché, queste cose poi ritornano. Io, sapendo che lui detestava i superuomini, quindi quelli che succhiano il sangue, quelli che sparano 80.000 colpi, poi a un certo punto un giorno gli dissi: papà, senti, ma c'è sta cosa che potresti guadagnare un sacco di soldi, visto che tu le fai le marchette ogni tanto, no? Per guadagnare dei soldi come attore, le hai sempre fatte. Dico, questa particolarmente ti sarebbe retribuita con molti soldi. Allora, vieni con me da Carlo Ponti e vediamo se riusciamo a quagliare questa doppia posa da fare. Ma che cos'è? Ma dove vado? È il conte dei fiori, che ha tre figlie, vergini, che vergini non sono,
e che poi vengono morse da Dracula, il quale poi si accorge che non sono vergini, eccetera eccetera. Lo porto da Ponti e Ponti gli fa: Vittorio, accomodati se vuoi, sono due matti questi, però sei tu, no? E insomma lui accetta, e io il primo giorno di riprese lo accompagno a Villa Parisi, perché mi sentivo responsabile di tutto questo, e lo porto pronto sul set. Lui scende, si presenta, gli mettono subito una vestaglia di broccato indosso, c'è il regista Paul Morrissey ossigenato con il trench bianco addosso, che gli dice cosa deve fare, cioè cosa non deve fare, nulla, soltanto vestirsi e ascoltare una signora che spuntava con la testa da un finestrino e che gli sputava addosso delle cose su Dracula in arrivo, era la moglie isterica. E lui, vabbè, non devo fare niente. Poi arriva Andy Warhol, anche lui tutto ossigenato col trencetto, anche lui, e la Polaroid, gli fa qualche Polaroid, qualche scatto. E poi arriva un grillo parlante, che era un interprete anche quello del film, e gli si mettono intorno a capannello. Allora mio padre a questo punto ci pensa un momento su e poi fa, alza la testa su di loro e dice: Cuviller. Cuviller era il direttore della fotografia, era una troupe italiana. Cuviller, sì commendatore, senti, ma tu mi assicuri che questi tre sono tre autentici froci americani? E lui, sì certo commendatore, giriamo allora, giriamo. Questo era mio padre, era uno che poi a un certo punto, come dire, sfondava ogni argine ed esplodeva giustamente nelle sue gag. Hai detto qual era la parola, l'equivalente lessicale di Marchette negli anni 50-60, dei grandi camei del babbo? Ma io ho sentito parlare di Marchette soprattutto, poi furti nel pollaio, anche chiamavano i furti nel pollaio, quando si andava a fare una serata e si prendevano soldi neri in mano, erano furti nel pollaio, cantanti e attori, valeva per tutti e due. Quindi erano, come dire, dei momenti magici. Una volta non c'erano i problemi di oggi economici, si trasgrediva tutto, era tutto fuori legge, per cui si davano i soldi contanti dentro le automobili della produzione, no? E si tornava a casa con le tasche piene di rotoli, perché era un mondo che poi ha provocato il disastro. Comunque ogni cosa provoca l'altra, sicuramente è successo questo. Quando c'era l'IGE non c'era nemmeno l'IVA, no? Io mi ricordo dei bidelli a scuola mia, dove andavo dagli Scolopi, sono narrati anche loro in questo libro, questa scuola corrottissima che c'era degli Scolopi al Nazareno di Roma, anche a Savona, sì, e dove c'erano gli Scolopi, dove c'erano i bidelli che ci dicevano IGE con la mano tesa, perché era la mancia per loro per andarci a comprare la merenda. E insomma erano altri tempi mostruosi, sicuramente selvatici, direi proprio selvatici più che selvaggi. Ma io adesso interromperei un attimo, perché tutto questo parlare di furti nel pollaio, di Marchette, vale la pena di riepilogare per i presenti che Vittorio De Sica, come autore cinematografico, regista del suo cinema, era di una serietà assoluta e ha fatto dei capolavori assoluti. Ha vinto il primo Oscar italiano con Ladri di biciclette, tanto per dire. Con Sciuscià. Perdonami, primo Sciuscià. Non Ladri di biciclette. Primo Sciuscià, perdonami Maurizio. Allora, Oscar a un film straniero è stato Sciuscià. Prima Oscar a un film straniero. Mai assegnato a un film straniero. Mai arrivata la statuetta in Italia. Sì. No, era un diploma. Allora, Tatti è documentatissimo. Però Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D. Sono stati la sua carriera immortale. Poi dopo, per vivere, era l'attore Vittorio De Sica che faceva l'equivalente dei film commerciali di oggi. Quando si parla di Pane, Amore, Fantasia come una Marchetta, era un film altrettanto capolavoro visto oggi, cioè non era un film proprio così secondario, però da quei film lì poi sono diventati sempre di più partecipazioni fatte
per questioni alimentari, perché ovviamente la vita comunque era costosa, comunque era un uomo che non si è mai fatto mancare niente, anche a livello di divertimento personale, di suo modo di vivere, insomma, ecco, non era parsimonioso, diciamola così, no? Non era legato ai soldi, ecco. Però proprio perché non era legato ai soldi ne aveva bisogno, perché molte volte doveva recuperare delle perdite magari accumulate anche con i film che poi sono diventati immortali. Per cui il libro racconta bene questa, oltre il rapporto padre-figlio, oltre il rapporto atemporale di andare avanti e indietro nel tempo, ma anche questa contraddizione di avere a che fare... E soprattutto questa. Ecco, cioè lui combatteva con se stesso. C'era proprio un Jekyll e Hyde, c'era un De Sica portato alla poesia al suo più alto livello, insieme a Zavattini, insieme all'ispirazione vera e propria, un De Sica che invece concedeva a un pubblico più vasto la risata facile o comunque una bonomia che contrastava invece con la polemica fortissima dei suoi film migliori. E questa cosa lui non se l'è mai quasi perdonata, perché diceva, vedi questi, indicandomi delle famigliole che si genuflettevano al suo incedere la domenica mattina, questi non lo sanno che io ho fatto Umberto D. Questi si genuflettono perché sono il maresciallo Carotenuto. Ecco, diciamo che tutto questo poi risale agli anni 50, diciamo, penso a Pane, Amore, Fantasie, penso a Miracolo a Milano del 49, Ladri di biciclette del 48, insomma il dopoguerra, il primo dopoguerra. Tutto questo accadeva in assenza della televisione, perché io stavo pensando, poi dopo non è più stato possibile questo, cioè il riuscire ad avere nello stesso personaggio una figura autorale riconosciuta a livello mondiale, ma anche una figura popolare amata dal cinema, diciamo così, più facile, più commerciale, poi è diventato impossibile perché il cinema commerciale, avvicinandoci ai nostri giorni, è stato soppiantato dalla televisione. Quindi oggi, tra lo star system televisivo e lo star system cinematografico, non parliamo degli autori, che è una categoria che è scomparsa assieme ai critici, gli autori cinematografici, no? Infatti la scomparsa degli uni è dipesa dalla scomparsa degli altri, no? Non si sono più alimentati a vicenda, però comunque da un certo momento in avanti, se uno faceva il conduttore televisivo e aveva una popolarità di tipo televisivo, non sarebbe mai potuto diventare un autore cinematografico. Io questo nel mio piccolo, molto piccolo, l'ho provato, perché io ho provato a fare dei film che possono essere considerati d'autore, ma avendo fatto anche la televisione come conduttore, come presentatore addirittura di TV dei ragazzi, ho inquinato molto questa immagine, cioè non sono stato l'autore duro e puro, autarchico, per dirla con una parola che evoca autori accreditati, che sono stati fedeli per tutto l'arco della loro carriera al loro modello. Io stato un curioso, come in fondo immagino che fosse curioso Vittorio De Sica, cioè lui faceva queste cose sì per i soldi, ma anche perché si divertiva, anche perché aveva un carattere che lo portava a condividere questa popolarità col pubblico. Una volta Visconti mi disse una cosa molto precisa, mi disse, vedi Manuel, io faccio sempre un certo tipo di cinema, Fellini fa sempre un certo tipo di cinema, Antonioni pure, Vittorio, tuo padre, fa molti tipi di cinema e ogni volta fa pure centro, e questo è l'importante. Ecco, papà era un artista, se vogliamo definirlo meglio, più che versatile, direi totale, perché ha cominciato da cantante, si è imposto come cantante nei dischi Columbia prima ancora di fare l'attore con Camerini, e poi ha continuato a fare di tutto. Ecco perché io a conclusione della sua carriera gli ho fatto fare anche Dracula, perché ho detto, a sto punto devi stare in tutti i generi, voglio dire, va bene comunque. E lui aveva un amore molto forte per John Huston, perché riconosceva in John Huston un suo compagno di viaggio, anche in lui una persona che poteva fare di tutto, poteva fare grandi film d'autore, grandi marchette anche lui come attore, e quindi aveva amore per Houston e per Wells, perché erano quelli capaci di affrontare anche altre cose che non avevano il palato troppo difficile. E poi quando gli si scagliarono addosso i Bellocchio negli anni 60, a dire di tutti i colori, come fu in Francia per le Cinéma de Papà,
ci fu anche io ho un'intervista di Bernardo Bertolucci in cui dice che Zavattini e De Sica sono come due nonni ubriaconi, capito? E poi c'è Bellocchio che ne parlava malissimo, e lui, mi ricordo, stava a guardare queste interviste in televisione e mi diceva: beh, voglio vedere adesso se il secondo film riescono a farlo, perché poi un film si fa, due pure, bisogna vedere se tutta la vita poi riesce a fare tanti bei film. E questo era un po' il suo modo di reagire, ma giustamente perché gli attori, gli artisti sono tutti fragili, per cui anche lui aveva le sue perfidie che provenivano dal teatro più che dal cinema. La vera perfidia attorale viene dalle tavole del palcoscenico, non viene dal cinematografo. Il cinematografo era considerato un gioco da ragazzi, roba di pezzetti montati insieme, ma era la follia dell'arte teatrale che portava alla cattiveria somma, no? Quella parte, il capocomico. È il capocomico. Manuel, nel tuo libro tu dici una cosa, c'è una pagina straziante che è il ricordo delle ultime parole che ti dice tuo padre, che ti dice: devo lavorare, io devo lavorare. Eh sì. E questa cosa, lui negli anni d'oro che ha rievocato adesso Maurizio, pensate che lui era così umile, così modesto e pensava di dover lavorare, che all'apice di una carriera fantastica, perché tornare con un Oscar dall'America, avere sistemato i conti agli americani che avevano allagato il nostro mercato con 7 anni di prodotto bloccato dai tempi della guerra, e quindi arrivavano con un'arroganza, una spocchia, con l'ipotesi addirittura di forse di non far lasciare mai ricrescere il cinema italiano, cioè l'Italia era il paese dove la gente andava più al cinema nel dopoguerra. A un certo punto i vincitori, sbarcati col generale Clark, pensarono seriamente che sarebbe convenuto che del cinema italiano si fosse fatto tavola rasa per sempre, e dobbiamo al padre Emanuele, a Rossellini, l'aver tenuto vivo, non solo aver ridato una faccia all'Italia, ma aver contribuito a ricostruire l'industria. E quest'uomo era così umile e così doveva lavorare, che negli anni trionfali di questa sua carriera mondiale e planetaria, pensa che lui gira almeno 3 film che non firma. Gira il primo film di Alberto Sordi, Mamma mia che impressione, che lo firma lo produce, certo Savorese, il compagnuccio della parrocchietta, Sordi con la banana in testa che dice Don Isidò, che rompe i coglioni a tutti. Gira un film che si chiama Vogliamoci tanto bene, gira un film per Rizzoli che si chiamava Domani è troppo tardi, il primo film sull'educazione sessuale, un film scandaloso che ha un successo, che lo firma un francese che si chiamava Lenny di Moghico, lo gira tutto De Sica. Non solo, era così capace e così tecnico e produttivo che accade cose mostruosa, che quando fanno il film che salva la Titano, Spare amore e fantasia, lui era il direttore degli attori, sì. La Lollobrigida non prendeva la parola da Luigi Comencini, questo povero Comencini si fece venire un mal di fegato e un'ulcera grossa così, ma la Lollobrigida, se non c'era Vittorio De Sica sul set, non girava. Non era il maresciallo, non era solo il maresciallo, era anche quello che diceva Gina Dilla così, perché lui sapeva far recitare anche i sassi. Questa è un'altra delle cose che, sì, che Manuel spiega molto bene, questo saper prendere capre, sassi e uomini e cose del mondo vegetale e minerale e farle trasformare in attori, cosa che forse credo solo Chaplin fece con questa originalità, con questa capacità di scoprire la forza di una faccia e con questa capacità di insegnare a mettere una battuta in bocca a un uomo che non aveva mai visto una cinepresa, credo. Sì, ma insomma i sassi li ha diretti solo mio padre, perché erano veramente dei vegetali. E la sua aiuto regista, Luisa Alessandri, che lo ha seguito dal 1940 al 1974, mi disse un giorno, collaborando con me a un programma su di lui, mi disse che non aveva mai capito, anche 2 metri di distanza da lui, che cosa andasse a dire nell'orecchio del professor Battisti o di Lamberto Maggiorani, ma che dopo poco questi cominciavano a recitare benissimo. Papà mi disse una volta, in via di, anche lì di confidenza, mi disse: sai, io ho instillato in loro una grande fiducia in quello che gli dico di fare, hanno molta fiducia, si lasciano andare e quindi riesco a fargli fare le cose. Io non mi sono fidato di questo suo metodo così approssimativo. Io ho sempre pensato invece proprio a un lato miracoloso, a un lato taumaturgico, un po' come quello che soffia la vita, no? Sulla persona. Lui veramente trasformava questi in un momento.
Beh, io poi ho letto il libro, ovviamente, e mi sono chiarito, credo di essermi chiarito finalmente quell'aneddoto durissimo che girava nel mondo del cinema sul il bambino di Ladri di biciclette, no? Che io ho sempre sentito dire, De Sica, per farlo piangere, a un certo punto gli ha messo un mozzicone di sigaretta in tasca e ha ottenuto le lacrime. E io, da autore cinematografico, l'ho sempre considerata una roba tremenda, e dicevo, mettere un mozzicone e far bruciare un bambino per farlo piangere. Invece nel libro si racconta la verità, che è molto più sottile, molto più alta. Cioè, se ho ben capito, adesso io la racconto come la ricordo dalla lettura, ma tu puoi correggermi se sbaglio, gli ha messo dei mozziconi della sigaretta in tasca, spenti, non accesi, non per farlo bruciare, ma per colpevolizzarlo, certo, e per dirgli, guarda che tu hai fumato di nascosto, certo, vedi che hai anche i mozziconi in tasca. E il bambino, che non aveva fumato, scoperto con in tasca dei mozziconi come se fossero la prova di una bugia, si è messo a piangere per il dispiacere di essere stato, come dire, considerato un bugiardo a torto. Per cui è una sottilissima circonvenzione. Era il suo ispettore di produzione, che si chiamava Roberto Amoretti, un delinquente nato, che però aveva questa genialità di avere degli espedienti spaventosi. Allora disse a mio padre, questo è figlio del popolo, lo può gonfiare di botte, ma non piangerà mai. Per cui mettiamogli le cicche spente in tasca e vedrà che l'orgoglio lo muoverà. Era ecco, quello, però Moretti è lo stesso che faceva arrampicare sui pini di Cinecittà le persone che spingevano, no? Sì. Gli diceva che il giorno dopo si faceva una scena acrobatica e mandava tutti sui pini. Ecco, e questa anche è la persona. Scarpelli hanno avuto il genio di fare di questa scena la scena madre dell'estetica neorealista. In C'eravamo tanto amati, ricordate che alla domanda c'è il personaggio di Santa Flores, lo studente rivoluzionario meridionale, fanatico di mitologia neorealista, che gli viene fatta la domanda, e la domanda è costruita con un inganno sottile da game show, per cui Santa Flores cade, ma e questa diventa veramente riperticata, come si dice a Roma, da Agi e Scarpelli, una scena meravigliosa. Parentesi, io ho conosciuto Staiola, tu l'hai conosciuto, Maurizio? No. Staiola, il bambino di Ladri di biciclette, piccolo Bru, ed è un uomo che l'ho conosciuto nel 15 anni fa, ed era ancora lui non era rassegnato. Lui è un uomo che ha vissuto una vita infelice, lo dico, non si dovrebbe dire, ma il neorealismo qualche cadavere sulla strada l'ha lasciato. Tutti. Voglio dire, ma mentre Lamberto Maggiorani il partito lo spediva in URSS a cercare di, perché non voleva assolutamente ritornare alla Breda, l'operaio di Ladri biciclette, e diventa matto. Anche il bambino, anche il figlio diventa matto, e lui faceva, quando l'ho conosciuto nel 2000, faceva l'amministratore di condominio, ma era un uomo ancora frustrato, ancora malinconico, ancora sconfitto. Sì, perché aveva provato la popolarità e poi gli è stata sottratta. Ma io vorrei che queste persone non vivessero più oltre il ruolo che hanno fatto, no? Vorrebbero essere scomparire. Sì, io un angelo avrebbe potuto trasportare, è vero, un altro pianeta sì, lontano. Li trasporti via dopo aver fatto il film, perché i seguiti sono sempre stati molto brutti. Tranne che per Francesco Golisano, che faceva il tranviere a Milano e dopo Miracolo a Milano è tornato a fare il tranviere. È l'unico che ha capito che non ci sarebbe stato un prosieguo. Ha capito che la cosa finiva lì. E quello è stato il momento più di intelligenza proprio di una persona, di capire che presi dalla strada si deve tornare sulla strada. Non è detto che poi uno debba continuare per forza. 8, 11, 17, fra le vere rivelazioni di questo libro non poteva mancare la scoperta che mi sono segnato, 8, 11, 17 completi, ora Manuel, che ha frequentato i Tauri Verdi, ci spiegherà cosa vuol dire 8, 11, 17, pausa, completi, e anche che quali erano i numeri, che Vittorio De Sica era fissato sull'8, l'11 e 17. Io mi sembra un particolare di estrema importanza e vorrei saperne di più. Beh, questo fa capire che non c'era nemmeno quella curiosità di cambiare numero o di scartare la carta o il gioco d'abilità, insomma. C'era un sistema fisso, come un mulo, fisso.
quello di mettere sul tavolo verde 8, 11, 17 è completo. Completo sarebbe carré, cioè i quattro numeri accanto, anche quelli coperti, per cui non era soltanto 8, 11, 17, ma anche era il 7, 9. E più delle volte non uscivano. E questa era una tortura, perché lui faceva sempre quello. Fino a quando, una volta, ogni tanto uscivano fuori, e vabbè, ma tanto aveva perso già tanto di quelle volte, per cui lo sapeva perfettamente che si perde con il banco al casinò, ma questo non lo spostava più di tanto. Ma i numeri come nascevano? Ah, guarda, lì poi c'è tutta una gerarchia, c'è tutta una sistemologia iettatoria, come dire, c'è una cabala proprio del giocatore e della buona sorte e della mala sorte, per cui una serie di numeri possono essere i più impensabili. Io ho cercato di indagare fra i superstiziosi che significava per loro la numerologia di un certo tipo, e ho capito che è una cosa complicatissima. Aurelio De Laurentiis, per esempio, ditene uno di oggi, è uno che non solo il 13 o il 17, ma anche una serie di numeri sommati fra loro gli possono dar fastidio. Quindi papà era lo stesso, papà era molto superstizioso, detestava il colore viola, detestava i gatti neri, le scale a pioli. C'era un cavallo all'Hotel de Paris, un cavallo rampante, che tutti i giocatori, compreso lui, andavano a toccargli le palle e prima di uscire andare al casinò a giocare, che aveva ormai i testicoli completamente dorati, perché era stato talmente sfruculiato. Per cui ti dico, pure c'è nel libro anche scritto addirittura una litania verso la luna nuova, che ogni volta che lui scopriva in cielo cominciava a recitare di fronte a mia madre, esterefatta dal fatto che lui cominciasse a fare questa cosa. Ecco, hai citato tua madre, perché Maria Mercader è la moglie di De Sica, la madre di Manuel. Allo spagnolo, alla spagnola, per cui non Manuel ma Manuel. Tutti mi chiamano Manuel. Eh beh, però diciamolo, visto c'è che un il libro in meno Manuel, invece Manuel. Manuel. Allora, tua mamma, rispetto a quest'uomo, rispetto alla famiglia, rispetto al fatto che lo ha seguito sempre anche ai casinò e anche nelle perdite, diciamo, come viveva? Perché tuo padre, posso capire, aveva il demone del gioco, come dire, aveva una sua illogicità che lo portava anche a divertirsi o a punirsi, non so, per qualche motivo. Ma mia madre era una donna spagnola di altri tempi, per cui come in quanto tale, in quanto spagnola, l'uomo, il maschio comandava in assoluto, non c'era la cosa la parità tra italiani, c'era proprio il fatto che lui era il maschio, lui doveva ordinare e comandare. Infatti quando le comandò di smettere di fare l'attrice per fare la madre, lei obbedì immediatamente, e quindi anche il gioco per lei era un dovere, per cui lo accompagnava fino alla morte, in qualsiasi occasione lo accompagnava, e anzi lei giocava col disprezzo del giocare per perdere tempo, e non perdeva soldi, anzi guadagnava soldi, perché chi odia il gioco e butta le fish così con disprezzo è poi il tipo che vince. E allora poi tornava da mio padre dicendogli: guarda, ho fatto questi milioni e non mille lire, milioni. E mi diceva: ma che ce ne frega, sto perdendo, quello di Dio, 4 milioni che me ne frega a me. Quindi, per cui è stata veramente un'ancella fedele, e soprattutto poi un'altra cosa molto importante che io dico sempre, perché fino a qui siamo sul piano della schiavitù, ma la cosa importante è stata la sua mirada fuerte, cioè è stato l'occhio, dopo aver rinunciato a fare l'attrice, l'occhio più importante per lui nel giudicare i film appena montati. Cioè era la Thelma Schumacher della situazione, era quella che diceva: qua ci sono delle cose in più, devi tagliare lì e lì. Il famoso sguardo esterno, e lei tagliava tagliava esattamente il film, e lui il giorno dopo lo tagliava esattamente dove diceva. E questo per me è di una grande importanza, ti fa capire quanto importante è stata nella vita anche artistica di Vittorio De Sica una signora chiamata Maria Mercader. Manuel, raccontaci qualcosa della voce di tuo padre. Tu dici che lui aveva una voce che avrebbe potuto fermare e intercettare un aereo in cielo, una voce con una emissione elevatissima, ma che poi si screziò per le 100 sigarette al giorno. Racconta, parla. Certamente tu puoi sentire un televisore due stanze più in là, ma la voce di Vittorio De Sica arriva.
arriva sempre, è unica, inconfondibile, una delle 10 volte della storia del secolo scorso che più sono rimaste negli orecchi del mondo. Parliamo di questa voce. Mio padre aveva una voce potentissima, una voce di cui ho sempre avuto il terrore. Avrei preferito essere percosso da lui piuttosto che sentire quel tuono, perché francamente mi terrorizzava. E mi terrorizzava anche quando gridava a mia madre. Sul microfono. Mi terrorizzava anche quando gridava a mia madre, perché temevo che a quelle urla seguissero anche le percosse, appunto. Cosa che invece non faceva, perché è sempre stato un uomo non violento da quel punto di vista. Quindi gridare sì, ma niente percosse, né scoppole ai bambini, niente di tutto questo. E anzi, dico sempre che i miei genitori sono sempre stati due non genitori, e io per questo li ringrazio ancora, perché poi ho scoperto quanto è bello avere due follacchioni come genitori, piuttosto che le solite cose, quelli che ti mettono i confini, i paletti, cosa che io ho fatto con mio figlio Andrea, per carità. Io ho dovuto fare il genitore severo al momento giusto, però poi non è che, e di questo mi ringrazia anche mio figlio. Io però devo dire la verità, ho avuto dei problemi dopo, sì, certamente, anche psichici, però se ci ripenso, devo dire la verità che questa completa leggerezza, questa completa libertà, ci penso con tanto rimpianto, perché si stava bene così. E devo dire anche un'altra cosa, che io e Christian poi spontaneamente ci siamo sempre comportati bene, sul piano proprio del behavior, del comportamento. Non c'è mai venuto per la testa di fare delle cose storte, sbagliate, e quindi penso che insomma in qualche modo uno si educa pure copiando i modi dei propri genitori. Mio padre è sempre stato un uomo dalle movenze molto aristocratiche, molto eleganti, dall'eloquio molto elegante, prima, a meno che non urlasse, ma quando non urlava era una persona che aveva ironia, e mia madre pure dotata di grande ironia. E queste cose scavano dentro una persona e ti formano. Dice ancora una cosa, uno dei punti su cui forse non, come dire, proprio come spettatori non abbiamo mai ripensato abbastanza, è il fatto che tuo padre non vuole le pance finte, non vuole le parrucche, ha una idea della messa in scena, pur nella varietà dei ruoli, anche se questi ruoli sono molto archetipati. Cioè c'è un racconto bellissimo che mi fece Rodolfo Sonico, l'uomo che scrive i film di Sordi, mi raccontò che una volta, presentandosi in questi film minori in cui faceva 3 giorni di pose nel Moralini, in certi film della seconda metà degli anni 50, che presentandosi sul set nel pomeriggio con il famoso orario francese, arrivava un po' annebbiato, prendeva Sonico e gli diceva: senti, ma in questo film sono il conte o l'avvocato? Per dire che esistevano due modelli, due archetipi, due personaggi tipo da cui gli altri pigliavano, però in questa fedeltà al corpo, cioè questa riluttare che aveva anche Sordi all'epoca in cui duetta con Gassman per il primato nella commedia all'italiana, gli dice: ma tu sei uno che si è fatto rompere la faccia da Monicelli, che si è fatto rompere il naso, tirare un'orecchia, mettere un batuffo, un pacco di cotone nelle guance, ti sei fatto rifare, storpiare, no? Mentre invece De Sica e Sordi hanno questo tipo di rapporto della integrità del loro corpo attorale, giusto? Questo. Sì, ma solo Camerini gli mise dell'ovata nelle gote quando fu il momento agli inizi degli anni 30 degli uomini che mascalzone, perché mio padre era talmente magro che allora bisognava per forza fare qualcosa per rendere meno incavate le guance. Se no è sempre stato contrario, così come a teatro invece si truccava molto pesantemente da vecchio. Il più delle volte quando faceva l'attore giovane si faceva parti di vecchio attore. Mi ricordo una volta, le cose belle tra gli attori, che le confidenze, venne a Ugo Tognazzi, con cui io lavoravo come musicista per una sua serie televisiva, e con papà non ci ha fatto mai niente Ugo, ma raccontò a mio padre di quando fece, io la conoscevo bene, che doveva fare questo miserabile personaggio da 4 soldi che cerca l'attricetta per Enrico Maria Salerno su una festa,
e tutti volevano mettergli delle parrucche, le robe in testa, e lui disse no, e infilò la testa dentro il lavandino, e quando si mise i capelli all'indietro era perfettamente quel tipo di vecchio zozzo senza nemmeno un trucco. E queste cose, avere il senso di queste cose qui è molto importante, avere il senso della verosimiglianza e dell'esattezza di un ruolo, di un carattere. Papà ce l'aveva questa cosa, aveva questo senso molto, molto spiccato di vestire gli attori a modo, il modo giusto, non farli recitare mai oltre la misura, ricordargli puntualmente che il teatro era un'altra cosa rispetto al cinema. Sono cose importanti che solo, credo, solo un tipo di generazione o più di una generazione in Italia abbia professato. Oggi la recitazione è un'altra cosa, oggi si mangiano le parole, esiste un altro modo di recitare, il parlato semplice, come si dice, no? Perché rifiutò la pubblicità, Manuel? Perché la considerava una cosa umiliante. La considerava un fatto estremamente umiliante. Quando vedeva il suo amico Gino Cervi fare Vecchia Romagna di Etichetta Nera, gli piangeva il cuore, perché diceva: guarda sto disgraziato, guarda questo che cosa è costretto a fare per mangiare, a fare Vecchia Romagna di Etichetta Nera. Per lui era una delle cose più umilianti che si sarebbe potuto pensare di fare, e allora ha sempre rifiutato assolutamente di farle. Questo è accaduto fino a quando Fellini poi non ha fatto la pubblicità dei rigatoni, sì, per la pasta, perché quando Fellini ha fatto il primo spot, allora di colpo tutti si sono scoperti, sì, pubblicitari, però, dai Taviani, Pontecorvo. Non mio padre. No, non tuo padre, però tuo padre era della generazione precedente. Sì. Però Fellini, quando fece il Campari, alla fine dello spot chiede a quest'attore lirico che fa il coso di sputare. Alla fine dello spot l'attore ha buttato giù il Campari, arriva la claim, come si chiama Maurizio, il jingle, sì, il Campari, che delizia, slogan, Campari, lo slogan, e poi l'attore sputava, questo la Campari non ha avuto il coraggio di dire, e va altresì detto, questa è la cosa che siamo a Milano e si può provare a spiegarla, perché forse non fu fatto, quando va da Pietro Barilla e gli dice facciamo rigatoni, metà dell'ufficio marketing, dell'ufficio creativo della Barilla dice, perché rigatoni era un vecchio doppio senso romano, perché rigatoni a Roma vuol dire sesso orale, e voglio dire, e quando gli uomini della Barilla a Parma arriva che a Roma rigatoni vuol dire quello, tutti, era una vecchia cosa, in gergo si chiama marca aureliana, una battuta da studenti coniglieschi degli anni 40, e questa cosa, voglio dire, no, ma era chiaramente una provocazione di Fellini, certo. Il primo contatto con la pubblicità era provocatorio, poi in realtà il mondo girava, andava avanti, per cui la pubblicità, certo, ha passato i suoi anni d'oro, l'hanno fatta tutti, sia attori, io mi ricordo, io avevo dei colleghi coetanei miei che per 10 anni rifiutavano di fare la pubblicità perché veniva considerata una sorta di commistione, e poi per i 10 anni successivi venivano in ginocchio a chiedere di fare la pubblicità, perché c'è stata proprio una differenziazione tra gli anni 60 e gli anni 80, dove la pubblicità è diventata uno status symbol, sembrava quasi che se non facevi la pubblicità non valevi niente, questo anche per autori, mi ricordo, cioè lo stesso Scola era stupito del fatto di non riuscire a farla, perché diceva ma come si fa a venire a Milano a fare la pubblicità? D'altro canto erano persone che erano talmente dentro nel mondo cinematografico romano che erano impegnate 360 giorni all'anno a girare cinema. Mentre invece i Taviani non avresti potuto dire, i Taviani avevano cominciato e camparono 5 anni facendo la pubblicità per la Fiat, il famoso carosello con Lucio Dalla che suona il clarinetto, ed è Taviani. Se tu ai Taviani vuoi fare uno sgarro, gli vuoi veramente fare incazzare, gli dici ma avete fatto la pubblicità della Fiat, no, loro l'hanno fatta tutta la vita, come l'ha fatta Olmi, l'ha fatta anche Pontecorvo più raramente. Olmi era il più bravo, quando la notte va via, vi ricordate queste albe delle città che si svegliano, c'è un Dolly, ci sono molto neorealista, le città che si svegliano quando la notte va via. Se vedete questo carosello o se sta frase in cui cerco di farvelo ricordare, i caroselli di Olmi erano belli, erano veri, perché lui era in macchina, perché lui era... Vabbè, ma sempre caroselli erano, cioè erano caroselli. Fatti bene, fatti erano bene. Fatti molto bene.
Ma per tanti anni la pubblicità è stata una palestra anche per sperimentare con molti più soldi di quelli che c'erano sui set cinematografici, per sperimentare nuovi linguaggi, nuove tecnologie, e i primi motion control, i primi camere remote, le prime operazioni digitali in montaggio Avid, li abbiamo fatti tutti in pubblicità prima che nel cinema. Beh, poi tu hai fatto un film che adesso uscirà in DVD, di cui tu sei autore, sì, sì, e io sono autore della musica, che è Ladri di Saponette, dove però c'è l'interruzione della pubblicità sul film d'autore. Quello è stata la volta in cui io ho conosciuto Manuel, per cui questo lo possiamo dire, all'Hotel Milan di Roma. Io avevo Milano. All'hotel, io sono venuto a Roma anche una volta, ah, sì? Poi, sì, poi dopo Milano, sento, via Manzoni, però mi ricordo. Io comunque mi ricordo in via dei Gracchi c'era un albergo, via dei Gracchi, ma come ti era venuta l'idea di attaccarti? Perché era un'idea già fuori del tempo. Ma dunque, a me l'idea era venuta lavorando per la televisione. Io dopo i primi tre film ho lavorato per 8 anni per la televisione, ho fatto Quo Vadis e Pista. Lavorando per la televisione e per la pubblicità, ma venendo da un mondo di cinema, che avevo fatto Ratataplan, ho fatto Splash, ho cercato di ragionare su questi tre media che erano la televisione, la pubblicità e il cinema. Per mettere insieme una storia che mischiasse queste tre cose, ho preso quello che io ritenevo il primo film italiano dell'Oscar a torto, l'archetipo che era Ladri di Biciclette, che tutti mi hanno sempre detto è il primo Oscar italiano, invece era Suchat. Però era vinto l'Oscar. Come no? Allora, Ladri di Biciclette per me era stato un Oscar italiano conosciuto in tutto il mondo, volevo fare un film da vendere anche all'estero e ho preso quel modello. La pubblicità la facevo in quegli anni, per cui sapevo come si faceva, e la televisione la facevo in quegli anni e sapevo come si faceva. Anch'io, un po' alla maniera di De Sica, non volevo prendere degli attori, volevo prendere dei testimoni veri, per cui ho preso Claudio Gifava per fare il critico cinematografico, perché era un critico cinematografico, ho preso Calindri per fare la pubblicità, perché Calindri era un attore che aveva fatto per tanti anni la pubblicità. Mi mancava solo un qualcosa che facesse capire che non volevo prendere in giro Ladri di Biciclette, ma volevo farne un atto di amore. E allora, quando ho cercato Manuel come autore della musica, l'ho cercato proprio in questo modo. Ho detto, prima di tutto devo andare a parlare con la famiglia De Sica, prima di tutto devo parlare con chi ha conosciuto Vittorio De Sica e ne mantiene il ricordo, perché io l'ultima cosa che voglio fare è una parodia di Ladri di Biciclette. Infatti questo ce lo siamo detti in via dei Gracchi, il primo incontro che abbiamo avuto, e poi è vero che lui era stato venuto su a Milano all'hotel de Milan e se n'era parlato molto. Però è proprio dai suoi consigli che è nato anche quella specifica nel testo di Fava, dove dice: chi può pensare a una parodia, chi può pensare a una cosa da ridere, se lo dimentichi, perché questo è un atto d'amore nei confronti del cinema italiano che è stato. E questo è stato poi in tutto il mondo, per cui diciamo l'unione del nostro lavorare insieme ha suggellato questa. Infatti lui ha fatto una musica alla maniera di Cicognini, certo. Per cui chi meglio di lui poteva conoscere gli spartiti di Cicognini originali, per cui alla fine è venuto un clone del modello neorealista molto serio, che poi diventava ironico, perché man mano che andava avanti la storia, è chiaro, veniva quella marmellata audiovisiva in cui viviamo anche oggi tutti noi, e il film ha 25 anni, ma direi che tutto quello che paventava è successo. Per cui poi oggi non c'è più differenza tra pubblicità, cinema, telepromozione, sponsor, gente che entra nei film. Quella facendo era la cosa più bella, il fatto che il primo film che interrompe la pubblicità, no? Sì, era sì, lo slogan, ma poi era bello questo motore surrealista in cui il film andava a perdersi. Proprio improvvisamente attori che si mescolavano dal bianco e nero al colore, musica da spot a musica drammatica, sì. Insomma, veniva fuori un pasticcio molto interessante e che ancora oggi secondo me presagisce, è rappresentativo di un lavoro, uno sviluppo. Sì, sì, qui ne parleremo il 9, per cui adesso non ne parliamo, se no ci freghiamo tutti gli argomenti. Il 9 maggio presenteremo il DVD che dopo 25 anni finalmente è stato fatto. Ecco, mi permetto di suggerirti di portare un oggetto pazzesco. La mostra inaugurata un mese e mezzo fa a Roma, Tutti De Sica, è esposta
la bici di ladri di biciclette. Io nel mio, nella mia stupidità adolescenziale ho preso sta bici. Questa bici pesa, cioè per avere uno shock culturale antropologico vero, e questa bici pesa 10 kg, cioè noi siamo abituati, l'idea oggi è una bici, un oggetto che si mette in un portabagagli, che si mette sul tetto di una macchina, un oggetto molto leggero, molto easy, molto maneggevole, molto, molto incorporeo. La bici di ladri di biciclette, dico una banalità, ma io ho avuto lo shock più grande che ho avuto visitando questa mostra, fatta molto bene, ci sono diversi oggetti, dischi, lettere, documenti, ma tenere per il manubrio la bici di ladri di biciclette, perché in questi film questi eroi della ricostruzione se la mettono in spalle, se la trasportano per delle scale, girano la città con grande leggerezza. Questa bici pesa 10 kg, è un carro armato. La dicono, non c'entra nulla, ma come dire, ho avuto lo shock culturale più grosso che ho avuto negli ultimi 3 mesi, psicologico l'ho avuto mettendo le mani sulla bici di cosa. Proviamo a litigare perché andiamo troppo d'accordo. Allora, una cosa, Manuel, nell'invasione dei campi degli altri, oltre a rubare il mestiere di noi critici, storiografi, miserabilizzati ed estinguenti, ce ne fa anche un altro, fa il restauratore di film. Qui io credo che i nostri percorsi, le nostre teorie si dividono, nel senso che Manuel è così, correggimi se sbaglio, ma la provocazione la devo lanciare, Manuel suddivide il mondo dei restauratori dei film in cultori delle rovine, e siamo noi, siamo quelli che amano il film nel loro aspetto più caduco, più putrescente, più corruttibile, carne che si sta per putrefare, come dire, ed è un argomento di grande attuale in questi giorni di sparizione definitiva della pellicola, con i miglioratori dei film. Credo che Manuel appartiene a una categoria, adesso lo provoco, esagero per offenderlo, per farlo provocare, perché andiamo troppo d'accordo, bisogna un po' accendere il dibattito. Manuel, credo, ad esempio, avemmo non uno scazzo, ma una seria divisione nel restauro di Miracolo a Milano, i fili di Miracolo. Voi sapete che alla fine di Miracolo a Milano i barboni prendono il volo e qualcuno disse che volavano verso Praga, verso est, verso il comunismo, la cortina di ferro, Mosca, Stalin, il comunismo reale. E l'uomo, ho scoperto poi leggendo i libri di Manuel questa cosa, l'uomo che viene dall'America, l'uomo degli effetti speciali, uno che era povero, incompetente, insufficiente. No, era stato competente quando ha fatto i film in inglesi. Lì diventò etilista in Italia. Etilista. Ma pure di aspettare nel Prato dell'Ortica, così, a un certo punto non ne poteva più, si è attaccato al vino. E allora cominciava a sbandare un po'. Il risultato di quel vino, di quest'uomo che credo si chiamasse Ned Mann, sì, sono dei fili che si vedono, insomma, l'effetto speciale è molto visibile, molto grossolano e molto fallace. Io devo dire che questo non riesco, non avendo avuto la fortuna di essere il figlio di Vittorio De Sica, ma essendo semplicemente uno spettatore, che guarda questa piazza, e dico una cosa, qui invece dico una cosa, questo film, fra le carte che noi possediamo al Ministero, sta molto più sui coglioni al governo di tutti gli altri, perché il film vero antigovernativo, antiquesturino, antipoliziesco, antiscelba, antiministero degli interni è Miracolo a Milano, non è il film sui pensionati che non arrivano alla fine del mese. In questo film le direttive che sono conservate all'archivio del Ministero sono scelba, se questo film è un film contro il Ministero degli Interni, contro i barboni, vanno via perché vengono scacciati dai capitalisti avidi e dai poliziotti scemi e violenti. E quindi il migliore, credo che qui avremmo questa cosa, nel senso che credo che già molti anni fa Manuel avesse deciso che il film andava, come non sbianchettato, un po' migliorato, questo effetto. Io devo dire, questo effetto a me non mi dà fastidio, ma ti ripeto, non sono il figlio, cioè a me mi sembra la gloria di chi fa il film impossibile, cioè non mi sembra il limite tecnologico di uno che ha ruolato un ubriacone. La verità è che i cavi si vedevano, io mi ricordo, restaurando il film, questi cavi neri che impiccavano i barboni che volavano sul trasparente, che già era un dato temporale di quando il film era stato girato, infastidirono molto anche mio padre, che quel giorno tentò di sbiancarli con della vernice bianca. Io, avendo a disposizione il computer dopo molti anni, ho detto: che ci vuole? Via, si tolgono i cavi. Poi il cinema è un duplicato, la mia è una versione
di restauro digitale di Miracolo a Milano, poi sussiste sempre il negativo originale, lo spezzone originale con i cavi, però intanto io ne faccio una versione come avrebbe voluto mio padre, e devo dire che dalla mia ho tutti i registi, non i critici, ma i registi italiani, da Dezzani a Scola. No, ma è una provocazione. Poi faremo votare il pubblico prima che manchi definitivamente. No, io so che rovine o no, no, bisogna essere esegeti, voglio dire, essere rispettosi dell'originale. Però il cinema non ha un originale, il cinema ne ha parecchi poi di originali riproposti. Comunque stiamo adesso rispondo a Tatti che giustamente ci provoca. Non si può parlare in assoluto di una regola. Diciamo che per esempio noi abbiamo restaurato Ladri di Saponette, dico noi, io e il direttore della fotografia, io sono il regista e il direttore della fotografia è l'autore della fotografia, quindi abbiamo restaurato il nostro film come volevamo noi, come ce lo ricordavamo e come riteniamo di averlo ridato nel modo migliore. Lui è il figlio di Vittorio De Sica, per cui dice mio padre si era arrabbiato moltissimo perché c'erano quei fili che non era riuscito a togliere, io 50 anni dopo riesco a toglierli, amorosamente gli tolgo in memoria sua perché lui non li voleva, e questo ci stiamo ancora. Quello che è tragico è che quando arriva qualcuno che non è né il figlio del regista né il regista, ma è semplicemente uno che fa i DVD o vende i film oggi e dice sai cosa c'è? Oggi va il 16 noni, allora prendiamo un film che era fatto a un quadrato, lo facciamo 16 noni e siccome non si può non fare un Dolby Stereo 5.1 facciamogli anche una versione stereo. Allora è chiaro che un film degli anni 40 che era girato in bianco e nero a formato quadro, fatto in panoramica e in Dolby Stereo, questa è una bestemmia. Ecco, ma questo tipo di restauro non modernizza il film. Ma ci sono quei restauri ricchi, non quelli che faccio io, che poi non è un restauro ricco. Oggi in digitale sì, ci vogliono più soldi, ma i restauri ricchi, quelli che fanno gli americani per poi rivendersi i loro film nelle sale, tipo Vertigo, La donna che visse due volte, il restaurato, che tu vedi, senti i rumori, i suoni dei gabbiani nel fondo, nella baia di San Francisco, mai stati nel film. Oppure Orson Welles, l'infernale Quinlan, anche se poi dicono gli appunti di Welles dicevano che la musica del mio maestro Harry Mancini non c'è più in quel bellissimo titolo di testa che c'era nel piano sequenza, ma ci sono soltanto rumori, noiosissimo piano sequenza così fatto così. Eppure dice Welles aveva detto che non ci doveva essere musica. Come si fa a dire poi alla fine come deve andare un film? Ah no, infatti. Per cui... quando esce dall'immaginario collettivo, tutti ci ricordiamo della musica afrocubana di Harry Mancini e quella è la versione Universal. E perché deve sparire? Quindi ci sono tanti gli interrogativi. È molto difficile entrare in queste, no? In queste peste. Ecco, è chiaro che La donna che visse due volte non puoi mettere i gabbiani, non puoi mettere effetti aggiunti sonori dove il film non l'aveva mai avuti. Questa è veramente un'offesa all'autore, al film, a tutto. Quando leggerete il libro, segnate questo nome, c'è un racconto che riguarda un rumorista, si chiama Cacciottolo, che è una delle cose più divertenti, ma più profonde nella sua buffaggine, la storia di Cacciottolo, ma questa tenetelo per il libro a casa. E poi lo diceva anche Mastroianni, io non definirei mio padre figurante come attore, perché anche dove è stato figurante, lui faceva sempre questa piroetta, che era la cosa, la nota, la volta a tutto quanto, anche Franca Valeri, che è stata forse l'attrice più umorista di tutte le italiane mai esistite, mi diceva sempre, lui riusciva sempre a creare un'atmosfera che andava oltre la battuta scritta, c'era sempre in lui un modo di affrontare la cosa, e quella la cosa importante, è quella la cosa che faceva di mio padre. Ecco perché ho sempre detto come paradosso, se non avesse giocato tanto forse non avrebbe interpretato un centinaio di film, e questi 100 film sarebbero mancati all'appello della sua bibliografia. Racconto due storielle, una me l'ha raccontata, forse l'aneddoto più commovente che ho sentito su De Sica, me l'ha raccontato Franco Interlenghi, racconta in un modo molto ribaldo la sua scritturazione per Sciuscià. C'è una coda di bambini che circondano tutto un isolato, ci sono 400 bambini in fila e si presentano. Lui passa e si presenta a Vittorio De Sica. Vittorio De Sica gli dice: sai fare a pugni? E lui si resta un attimo interdetto e ha perso
il suo attimo buono, questi 30 secondi lui è già fuori dalla fila e c'è già un altro a cui Vittorio De Sica chiede: sai fare a pugni? E Franco Terini chiama la cosa, dice: ma non è possibile che io mi sia giocato in questa occasione. Resta in coda a tutto l'isolato, ricorre 300 bambini dopo, si ripresenta a Vittorio De Sica, che naturalmente non riconosce, ne ha visti altri 300 nel frattempo, e gli ridice: sai fare a pugni? E lui gli molla un cazzotto. Preso. No, non gli vuole un cazzotto. Gli dà, fa. Gli dice di sì, che gli c'ha. Dice di sì. Che lo sa fare. Dice di sì. E poi De Sica lo prende e ogni sera gli dice, mi racconta Interlenghi: c'è un problema, Franco, tu non hai la faccia di uno che ammazza. E lui dice: mannaggia, non c'ho la faccia di uno che ammazza. Franco Interlenghi alla fine ammazza l'altro bambino, sì. Ma De Sica ogni sera gli dice: Franco, che peccato, tu non hai la faccia di uno che ammazza. E mi racconta poi che la sera questa banda di sciusciati, delinquenti, di teppisti, di deragliati, di devianti post-metropolitani stanno lì e la polizia, la celere, sorveglia, dice: ma viene segnalato un furto in un appartamento tre edifici più là, insomma bisogna tenere buoni questi simpatici marmocchi. E Vittorio De Sica tutte le sere del set, come se la giornata di mese fosse uno scherzetto, mentre qualche duro della produzione, magari con qualche vigilante, sorveglia i ragazzi, canta, fa spettacolo per i suoi ragazzi, per intrattenerli, prende la chitarra e suona, li fa piangere, li commuove, li educa, li trattiene, li impedisce di andare a visitare appartamenti dove non sono desiderati. Mi sembrano cose pazzesche.